buche, lesioni e rattoppi precari, e questa è la caratteristica della maggior parte delle strade che riguardano Lanciano e il suo Interland. Se prima la condizione era pietosa, la nevicata, il gelo, gli interventi con i mezzi e gli spazzaneve del periodo di Capodanno non hanno di certo aiutato, anzi hanno peggiorato ulteriormente la situazione. Questa è la Lanciano-Fossacese, una strada provinciale, una delle più trafficate della zona, e vedete come sono le condizioni. Urgono interventi in attesa di ripensare ad asfaltare tutta la viabilità cittadina. Per adesso enormi disagi. Una precarietà assoluta per gran parte dei 1380 km di strade che percorrono la provincia di Chieti, in un reticolato imponente e a sua volta disastrato. E purtroppo nel 2015 saranno portati avanti solo interventi tampone, ma non opere strategiche ed ex novo, dunque altre toppe, interventi per mettere in sicurezza le zone al limite della praticabilità, nulla più. La legge 56 del Rio prevede per quest'anno 1 miliardo di euro in meno per 90 province, nel 2016 il doppio, con 2 miliardi in meno nelle casse degli enti. Dunque c'è poco da stare allegri, le strade saranno queste o giù di lì anche per i prossimi anni. Intanto, prima facevo le strade in funzione del traffico, adesso le faccio in funzione delle buche, e quindi rischio di fare, mi auguro mai, qualche caduta e qualche incidente, speriamo di no. Pensate a chi casomai di notte con una moto si trova ad impattare su un buco del genere. Buche, dossi, c'è di tutto. Lei ha la macchina bella nuova, deve anche per gli ammortizzatori. Vabbè, giustamente. Sì, ci rimettiamo noi, di tasca nostra. Purtroppo qui è un po' un disastro, ma non è solo questo tratto, è un po' tutto il tratto arrivando fino a Jepson. È un massacro. Come sono le strade? Un po' rovinate. Solo un po'? Solo un po', diciamo solo un po'. Un po' di buche, sono abbastanza rovinate. La situazione non ha bisogno di altri commenti o di ulteriori particolari riflessioni, e al limite basta, tanto che la provincia di Chieti, insieme a quelle di Potenza, Ascoli, Imperia e Verbanossola, ha chiesto un incontro al Ministero dell'Economia e Finanza per cercare di ridurre i tagli previsti per il 2015 in modo da preservare almeno l'incolumità di chi viaggia per le nostre zone. L'unica buona notizia riguarda la strada che da Lanciano raggiunge la Fondovalle Sangro via Sant'Onofrio. Il progetto di allargamento è già esecutivo e appaltato grazie a fondi regionali. Del resto guardate come versa l'importante strada che collega la zona industriale, e percorsa ogni giorno da migliaia di autovetture. Per il resto saranno solo toppe e rattoppi.